Ciao ragazzi, oggi siamo alla fiera dell'artigianato! Finalmente! Era ora! Dopo un anno di attesa, finalmente è tornato dicembre. Questo vuol dire fiera dell'artigianato, una grandissima fiera che si svolge ogni anno a Milano, a Rofiera. E niente, ora andiamo a mangiare perché qua si mangia davvero tanto. Qua abbiamo la mappa con tutti gli stand, con tutti i padiglioni che ci sono. E vabbè, andiamo, sono andiamo. Curiosa. Siamo appena entrati, ci siamo subito a sti qua a prendere lo zabaglione caldo, buonissimo, e lo prenderai? Per me è la prima volta. Assaggerai per la prima volta lo zabaglione. È buono, eh? Mi piace un sacco. Si inizia già subito bene. Sì. Tutto quello che avete visto è cioccolata, e non sto scherzando. Cos'è questo? Cervo? Se lo osservo? Sto. È buono, vero? Qua c'ero stato l'anno scorso e non delude. L'altra volta avevo comprato l'anno scorso quello al tartufo e mi sa che quest'anno li compro tutti e tre. Marolo con Marta. Un attimo. Ma adesso alle langhe. E questo sì, perché il tartufo, ragazzi, si merita. Marta si è innamorata di nuovo della focaccia di Recco. La vuoi riprendere? Dopo il video che abbiamo fatto di Recco? Però devo resistere più avanti. Testiamo una nuova focaccia di Recco. Vuoi un altro San Advisor? Cos'è questo? Questo è al calzone. Ti dirò, molto buono questo al calzone. Questo al finocchio. È troppo buono. Marta c'ha un'enorme fame di cannolo siciliano. Voglio assaggiare il cannolo siciliano, quello originale. Mi pistacchio, il tuo è al cioccolato? Assaggiamo. Ti senti la differenza, di quelli che sono a Milano, di quelle merdacce. Questo è davvero spettacolare. Cioccolati invece? Buonissimo. Questa è la cosa più buona per adesso che ho mangiato. Confermo. E di certo non sarà l'unica, ecco. E dopo il cannolo andiamo di arancino. Io ovviamente lo prenderò al pistacchio e te lo prenderai al ragù. Cosa facciamo? E poi ci li scambiamo. Sì, va bene, io ragù. È l'arancino più buono che abbia mai mangiato in vita mia. Marta con il pistacchio. Oh, buono questo. Era tu vincitore. Ha un sapore molto più delicato. Questo invece è molto più deciso e questo sì, ricco di ingredienti. Cioè, io lo preferisco. Questo sì. Infatti adesso. Cazzo, questo sì. Davvero tenero, sai? Sì. Ho visto un quadro bellissimo. Apparentemente sembrava un gatto. Sì. Non lo posso mostrare in video perché giustamente mi bannano. Però erano tutti foto di tette. Erano tante la foto di tette che formavano questo gatto. Ed era una roba wow. Wow, che cose pazzesche, wow. Ragazzi. Ma proprio wow. Qua dall'Australia abbiamo trovato dei panini con coccodrillo, struzzo e canguro. Sarei convinto, ma l'unica cosa che mi ostacola è la fila che per andare a prenderli. E tardi passiamo. Ti tocca. Sicuro. Ragazzi, ecco le mie origini, finalmente siamo qua. Nella mia patria. Io riesco a crederci, kebab di polpo, è incredibile. Io ho preso il fantastico kebab di polpo e te, Marta, i maloretus. Sì, grazie che l'hai detto al pastore. Io vado di kebab. Proviamo maloretus. Buoni quasi come quelli che mi fa mia nonna in Sardegna. Davvero? Molto buono. Qua c'è tutto il polpo. Davvero buono. Come mai siamo nel Lazio, Marta? Per il maritozzo con la panna. Maritozzo con panna e supplì. Ti stai strafogando, eh? Assaggiamo ora il supplì al cacio e pepe. Strabuono, a me. Questo, ragazzi, è spettacolare. E ora maritozzo. Oddio, che buono! Ti sporchi la faccia, vuol dire che mangi davvero bene. E anche il Lazio niente male, devo dire. Oddio, tra la regione migliore non lo so. Per ora mi sa che è ancora in testa la Sicilia, ammetto. Però anche la Sardegna, diciamo che è in testa. È davvero una gran bella regione. In Puglia a prendere le tette delle monache. Si chiama veramente così. Già dal nome mi piace un sacco, devo essere onesto. Speriamo anche al tatto siano un po' fedeli alle. Dai, amo. Com'è mollissimo. Al tatto è molto morbida. Oddio, quindi sì, il tatto è fedele a una tetta. Che buono. Ma poi è stramorbida. Anche l'impasto. Eccoci nelle Marche, la regione della Motenera. Respiro proprio l'aria delle Marche qua. Tra l'altro Marta giudicherà molto, visto che è di San Benedetto del Tronto. Io quindi le mangio ogni estate, quindi giudicherò in maniera molto, esatto, cattiva. Buone, ma buone, ma però sì. Manca un po' di sale, devo essere onesto. Questo è importante per me perché è la mia cosa preferita. Deve essere buonissimo questo.
buono. No, devo dire che è buono. Marta, mi devi assolutamente una vacanza nelle Marche. Ti prego, facciamoci tante cose. Un sun advisor delle olive, ma questo lo devo fare. Dopo tanto cibo ci sta a staccare con una fantastica birra, E anche ghiacciata come piace a me. Eccoci qua in Portogallo a provare il pastel de nata. Ho visto un sacco di video di gente che andava a Lisbona e provava questo dolce ed erano veramente soddisfatti. E io voglio troppo provarli perché alla vista sembrano davvero buoni. Eccolo qua. È una roba buonissima. Questo dolce merita assolutamente un viaggio a Lisbona, assolutamente. Come gran finale andiamo in Ungheria perché proviamo il quello. Questo mi sa che se lo assaggiamo fuori perché vogliamo un pochino più di privacy questa roba. Mostralo qua, dentro il sacchettino, che bello che è. Questo è il mio preferito, non potevo uscire da sta fiera senza prenderlo. Eccoci qua seduti, Marta, mangiati il tuo curtos. Mangiati il curtos. Oh, 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 oh. Finire in bellezza con questo è davvero un capolavoro.